i ragazzi che sono assieme a me mi hanno fatto sentire una persona diversa. L'asino è uno degli animali che caratterizza più la nostra terra, in quanto è un animale testardo, ma lavoratore, docile e sa affezionarsi a chi gli sta intorno. Qui è la fattoria San Michele e abbiamo ben pensato di ricreare l'allevamento degli asini, che poi verranno utilizzati per la produzione di latte. All'incirca adesso abbiamo una cinquantina d'asini ed è il cuore della nostra comunità. Vengo da una storia di alcolismo. Alcolismo e insomma un po' anche droghe. Mi sono ritrovato qua, insomma mi era crollato il mondo addosso, ma adesso con la comunità qua e stare vicino agli animali mi ha dato qualcosa, mi ha risvegliato insomma. Che cosa potresti dire agli altri in termini di quando hai trovato la motivazione giusta? Ci troviamo nella stanza del fuoco, il centro della vita della casa, nel senso che questo è il luogo dove i ragazzi guardano la televisione, leggono un libro e soprattutto una volta alla settimana fanno una riunione sotto il coordinamento di uno psicologo, una cosiddetta riunione plenaria in cui scambiano le proprie impressioni sulla vita comunitaria, raccontano i propri pensieri, esprimono le proprie debolezze o i propri stati d'animo dinanzi, che ne so, ad un avviso di garanzia che improvvisamente arriva, ad una notizia che dall'esterno li turba. Avete acceso l'acqua? Sì, l'abbiamo acceso. Oltre all'allevamento con i ragazzi della comunità ci dedichiamo anche alla coltivazione degli agrumetti oppure peschetti, abbiamo anche una piccola vigna in cui seguiamo sempre con i ragazzi che ci dedichiamo alla lavorazione. Tutto ciò che viene allevato e coltivato dalla comunità San Michele viene usato per il fabbisogno delle strutture della comunità e della Caritas. Vediamo un po' come andrà il tempo, però più riusciamo a tenerle sulle piante meglio è, perché poi... Fondando le comunità terapeutiche sia per la dipendenza sia per la psichiatria, ho pensato di mettere assieme il significato di comunità e il significato della terra in cui noi siamo, cercando di essere inclusivi e cercando di lavorare non solo per i ragazzi, ma perché questi ragazzi trovino nella terra di Sardegna la loro liberazione. Non avremmo potuto impostare questo lavoro senza l'aiuto dell'8 per mille, senza la sensibilità della Caritas italiana e diocesana. Io arrivo qui dopo una lunghissima carcerazione con questi animali, gli asini in particolare, che mi hanno dato c'è un'altra vita in pratica. E poi i ragazzi che sono assieme a me mi hanno fatto sentire una persona diversa.